Il mondo del calcio piange Gigi Simoni, è morto a 81 anni. Allenatore record delle promozioni in A, vincitore di una Coppa UEFA con l'Inter, era stato colto da un ictus lo scorso giugno. È morto Luigi Simoni, allenatore, aveva accusato un ictus il 22 giugno scorso nella sua abitazione di San Pietro a Grado, in provincia di Pisa. È da lì che ha continuato a lottare per mesi, senza però riuscire a riprendersi. A marzo era stato riportato a casa dalla clinica che l'aveva in cura per ragioni di sicurezza, vista la pandemia di coronavirus in corso. Nelle ultime ore, però, un deciso peggioramento delle sue condizioni aveva reso necessario l'immediato ricovero all'ospedale di Pisa, dove è arrivato ieri sera senza più speranza di riprendersi. Accanto a lui, fino all'ultimo, come sempre, la moglie Monica.